Eccoci, buongiorno a tutti. Questa è la Talent TV, la TV che accende il tuo potenziale. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi. E oggi abbiamo un ospite, Barbara Meringolo, consulente linguistica specializzata nell'apprendimento della lingua per gli adulti. E sarà lei a raccontarci come una lingua straniera può accendere il nostro potenziale. Buongiorno Barbara, Buongiorno a vuoi tutti. Sì, presentarti velocemente? volentieri, sono una consulente linguistica e sono specializzata nell'apprendimento per adulti e per professionisti. Le mie lingue sono l'inglese, il francese e l'italiano per anglofoni e sono attiva in presenza e online. Benissimo, allora, noi facciamo parte di questa scuola della Talent Coach Academy come coach, quindi la parola talento è una parola che per noi è familiare. Come si può coniugare il talento con l'apprendimento di una lingua? Esistono persone che hanno più talento, il talento è fondamentale. Cosa ci puoi raccontare di questo? Allora, dunque, per quanto riguarda il talento e l'apprendimento di una lingua, sicuramente ci sono delle persone che hanno un talento per le lingue, è evidente. Possono avere anche un orecchio particolare, spesso associato a un orecchio musicale anche. Però il talento non è l'unica cosa che permette di apprendere una lingua, per cui anche coloro che ritengono di non avere un talento possono intanto scoprire di averlo man mano che si avvicinano a una lingua. E poi è importante invece tutta un'altra parte che è l'interesse, la motivazione, l'obiettivo, che è anche la pratica regolare, l'esposizione alla lingua costante. Quindi il talento non è l'unica cosa per cui alcune persone dicono: ma io non sono portato per le lingue. Intanto proviamo, vediamo se è proprio così, e poi non c'è soltanto quello, come dicevo. Quindi l'apprendimento è un processo un po' indipendente anche da questo talento iniziale, per cui all'inizio io per esempio dei miei percorsi aiuto un po' le persone intanto a individuare quello che già sanno, perché molto spesso si parte da non so, invece partiamo da quello che già so e poi vediamo qual è la tua motivazione, il Ecco, tuo ti obiettivo. interrompo Barbara perché hai detto una cosa molto importante. Partiamo da quello che già so. E noi nella nostra scuola diciamo sempre partiamo da quello che c'è e quindi questa è un po' la stessa cosa. E gli adulti a volte incontrano, almeno quelli che conosco io, delle difficoltà che sono un po' comuni nell'apprendere una lingua e alle volte anzi non si approcciano all'apprendimento di una lingua da adulti. Perché pensano che gli ostacoli siano troppo e troppi e troppo in alto da poterli scavalcare, diciamo così. Tu hai notato questo anche? Ma ho notato che sì, ci sono delle difficoltà che incontrano talvolta i miei clienti che possono essere queste, possono essere per esempio delle abitudini linguistiche consolidate, cioè quindi sono abituati a parlare in italiano in un certo modo oppure hanno appreso la lingua in passato, magari anche con una pronuncia non esattamente corretta, può essere un po' difficile superare, diciamo, questo ostacolo. Altre difficoltà che possono avere gli adulti rispetto, per esempio, agli adolescenti, ai bambini, è la memoria a breve termine, che in genere è un po' meno efficiente, quindi può essere un po' più difficile imparare nuove parole o frasi. Poi c'è un po' la questione della fiducia, perché spesso, magari sbagliare, ma quindi talvolta non fanno, non si buttano per timore di non riuscire, e quindi questo è uno degli ostacoli anche che vedo un po' più grandi. Poi qualche altro ostacolo che può esserci può essere il tempo, perché rispetto ai bambini chiaramente gli adulti hanno molti impegni e quindi meno tempo per l'apprendimento di una lingua. E anche un po' la comprensione orale, perché soprattutto se parliamo di magari persone che parlano velocemente o con degli accenti, è chiaro che all'inizio può essere più difficile, si ha proprio una sensazione come di essere, come dire, rimbalzati indietro.
si può in ogni caso rimediare ad ognuno di questi ostacoli in modi diversi. Ecco, e imparare una lingua attraverso le proprie passioni, i propri hobby, i propri interessi può facilitare l'apprendimento da adulti? Sì, certamente. Infatti è una qualcosa che io utilizzo molto spesso, soprattutto anche nei momenti in cui le persone possono fare qualcosa autonomamente. Quello che io cerco sempre di fare è di unire le cose che appassionano e quindi magari vedere, facciamo un esempio, a me piace la cucina, allora io posso suggerirti di guardare dei video con gli chef che parlano in lingua, leggere le ricette in lingua oppure fare dei corsi di cucina con la lingua. Io personalmente, per esempio, con una passione per lo spettacolo, il cinema, spesso guardo le interviste degli attori, dei cantanti in inglese perché tengo allenato l'orecchio e imparo sempre nuove espressioni e questo lo Ecco, faccio con piacere. Barbara, a proposito dell'orecchio, io so che tu canti volentieri e a Sì. proposito di questo, della musica, dell'orecchio, dell'ascolto, della lingua, quindi che cosa mi dici? Allora, l'orecchio viene allenato, quindi chiaramente di nuovo a me piace utilizzare lo strumento canto, lo strumento musica, perché è uno strumento che è proprio come esseri umani e è sempre anche divertente, quindi questo abbinamento di divertimento e di apprendimento, io stessa ho imparato molto inglese, molto francese attraverso le canzoni. Per me era un piacere e quindi chiaramente lo propongo. E in più c'è un altro vantaggio che veramente alleni la lingua, cioè l'orecchio alla lingua a suoni diversi. E questo ha dei grandi vantaggi poi per la comprensione della lingua parlata. Ecco, e io sento spesso parlare del learn, by doing. Che cosa significa esattamente? Sì, learning by doing significa imparare facendo, quindi è un approccio che mette l'accento più che sul partire dalla teoria e dalla grammatica, sull'applicazione pratica delle conoscenze e quindi partire da quelle e poi da lì magari tornare anche indietro. Quindi per esempio metodi che lo utilizzano sono per esempio delle conversazioni guidate con un insegnante che... Quindi si parte dalla conversazione e poi si torna indietro e si dice sì, questo sarebbe meglio dirlo così, se diventa qualcosa che tu puoi già applicare, puoi già portarti poi nella vita. E quindi anche questo è molto più stimolante che partire direttamente dalla teoria. E poi ci sono anche altre situazioni in cui possiamo utilizzare il learning by doing, per esempio nella vita quotidiana, cioè se noi andiamo in un viaggio. Se facciamo magari delle attività durante un viaggio, fare la spesa, contrattare, eccetera, già questo la porta nella pratica. E poi anche quando incontri qualcuno che parla la lingua, io per esempio incoraggio i miei studenti, diciamo così, a Genova è una città turistica e io dico sempre, quando trovate un turista che ha bisogno di un'indicazione, non scappate. Buttatevi, aiutatelo. Talvolta li minaccio, ho minacciato qualcuno di portarli in giro a fermare i turisti. Questo di nuovo ridendo un po', però è un modo per superare questi ostacoli e intanto mettersi alla prova con qualcuno che non ti giudicherà perché tu stai cercando di aiutarlo e quindi apprezzerà questo aiuto. Ecco, hai parlato del giudizio, che secondo me è legato molto alla paura di fare degli errori. E Sì. quindi io mi chiedo, l'imperfezione, che tu sai è tanto cara a noi della scuola di Gabriele Garoni, che ruolo ha l'imperfezione con l'apprendimento di una lingua? Ma diciamo che l'imperfezione e l'apprendimento vanno insieme, nel senso che è chiaro che soprattutto all'inizio bisogna accettare l'imperfezione, ma non solo all'inizio, perché se si vuole crescere ogni volta che si va un po' fuori dalla propria zona di comfort si rincontrerà l'imperfezione, per cui è meglio lasciare andare questo
questo desiderio di perfezione a favore di una comunicazione efficace. E poi io quello che spesso dico ai miei allievi è che l'errore è da considerare un amico. Uno, perché ci fa capire cosa non abbiamo compreso, e due, perché in realtà talvolta l'errore è indimenticabile. Io, e quindi in pratica impari per forza, perché hai fatto talmente talvolta, nel senso, te lo ricorderai per sempre, non lo farai mai più. E quindi io talvolta racconto anche loro le mie esperienze di errori indimenticabili, in modo da sdrammatizzare questa ansia, questa paura di sbagliare, in modo da riderci sopra. Ecco, un altro aspetto della lingua che è sempre caro alla nostra formazione gestaltica è l'ascolto attivo. Ascolto attivo e apprendimento di una lingua sono due cose molto, molto vicine, ed è importante imparare a farlo. Sì, è importante l'ascolto attivo, perché ci permette intanto proprio di allenarci ad ascoltare. Questo ci permette di, intanto una delle cose che io dico spesso per imparare ad ascoltare meglio è proprio quello di non cercare di comprendere tutto, ma di cercare di avere una comprensione generale di quello che la persona sta dicendo. In questo modo poi, ecco, si può poi usare l'ascolto attivo per fare che cosa? Chiedere un chiarimento dove la nostra comprensione non è arrivata, chiedere specifiche, chiedere anche un feedback alla persona. Ma ho capito bene? È questo che io insegno molto spesso alle persone a fare questo. Ho capito bene? Mi stai dicendo così? In questo modo la persona ha certezza di aver ricevuto bene il messaggio e diciamo la comunicazione chiaramente funziona, è efficace. Quindi non farsi fermare da "oh, non ho capito", ma provare ad andare oltre. Cosa posso fare se non ho capito? Ecco, questo mi sembra molto, molto vicino, diciamo, ai colloqui che facciamo noi come coach. Diciamo che tu sei una facilitatrice e anche un coach linguistico, praticamente, insomma, questo è, insomma, mi sembra di sentire queste cose molto vicine a me. Ecco, un'altra cosa importante: a volte i professionisti pensano che per fare una determinata professione non occorra imparare una lingua. Io mi sono accorta invece che anche nella professione di coach può essere importante, anche per pensare a un'espansione dell'attività, perché mi sono capitati clienti stranieri. Io, vabbè, conosco le lingue, quindi non ho questa difficoltà, beh, non tutte, soltanto l'inglese e il francese, però mi chiedo, ad esempio, un coach o anche un professionista olistico che voglia aumentare il proprio business può decidere a un certo punto della sua vita, anche da grande, di imparare una lingua, e probabilmente non ci vuole tutto quel tempo che lui pensa, insomma. Tu cosa mi dici? Ma dunque, diciamo che sicuramente dal mio punto di vista è sempre un'ottima idea ampliare le proprie conoscenze, quindi in molti settori professionali, e tra cui anche questo, il coach, molti libri, molta documentazione è tuttora scritta per esempio in inglese, e questo ci permette al professionista di avere una conoscenza più ampia del punto di vista non soltanto, diciamo, italiani che conosce, ma anche di altre nazionalità, e questo secondo me è una grande ricchezza che si può implementare man mano che si va avanti nella propria professione. Poi è effettivamente per chi si sente anche portato a diciamo avere clienti stranieri, è una qualcosa che motiva il fatto di dire: bene, allora questa è una cosa, mi piacerebbe molto, e mi lancio in questa impresa di migliorare il mio inglese, perché ho questa motivazione. Questo sicuramente è qualcosa che ci sono persone che sentono più vicine, e io le incoraggio ad andare in quella direzione. Io, per esempio, mi rivolgo anche nella mia professione a negozianti che vogliono, diciamo, colloquiare con turisti stranieri, a chef di ristoranti, anche a persone che devono, per la loro professione, presentare, fare una presentazione della loro attività
anche con delle slide in lingua e quindi le aiuto in queste, nelle situazioni di questo tipo. Quindi ci sono molte situazioni in cui i professionisti possono utilizzare la lingua per ampliare la loro cerchia di clienti, ecco, quindi anche sicuramente per il coach. E se capisco bene, diciamo, il tuo focus è proprio aumentare le capacità relazionali in lingua, Sì. perché tu non fai traduzioni, non ti occupi di traduzioni classiche, diciamo, e tecniche, ma è proprio come prendere dimestichezza con la lingua e quindi farla diventare amica, ecco, insomma, quindi Esatto. iniziare a capire bene quello che gli altri ci dicono e nello stesso tempo a relazionarci con loro. E questo forse è l'aspetto proprio più importante ed è quello che poi ci consente, insomma, anche di avere rapporti con gli stranieri, insomma, che non siano Esatto. difficili. Quindi questo è un po'. Hai parlato di libri. Allora, ad Sì. esempio, appunto, io prima ti ho detto che conosco le lingue, però alcuni libri mi mettono un po' in difficoltà. Sì. E che cosa si può fare in questo caso? Ma in questo caso, intanto, sfruttiamo sempre lo stesso principio di scelgo un libro che mi piace. Quindi qualcuno, per esempio, sceglierà libri di letteratura, qualcuno so, magari sceglie Jenner, oppure invece sceglie cose che riguardano le passioni che possono essere, non so, la motocicletta, appunto, citavo prima le ricette, la storia. Quindi scegliamo qualcosa che ci piace. In secondo luogo, esistono delle letture facilitate, quindi letture che sono graduate per il livello della persona. E il mio consiglio è di dare un'occhiata al libro e vedere che se io riesco a capire in generale in una pagina il contenuto generale di quello che sta dicendo la pagina, ma e non capisco 3-4 parole per pagina, quello è il libro che fa per me. Perché non mi fermerà, non bloccherà il flusso della lettura, non mi scoraggerà, e io potrò andare a tradurre soltanto quell'uno o due parole che non capisco, soprattutto quelle che non mi permettono di essere certo della comprensione del testo. In questo modo è tutto molto più fluido. La fluidità, secondo me, è qualcosa da valutare, da valorizzare sempre. E poi, altra cosa che posso dire è di usare un dizionario per cercare le parole che appunto non abbiamo capito. Ce ne sono adesso anche ormai online e con delle applicazioni che si possono scaricare sullo smartphone, quindi molto comodi da portarsi dietro. Ne vuoi Quindi non dire c'è. una, E ad esempio? per esempio Reverso è molto conosciuto. Poi anche altra cosa, leggere ad alta voce per migliorare anche la pronuncia. E un'altra cosa che spesso dico, collegare, abituare il proprio orecchio alla lingua. Perché dobbiamo renderla familiare anche per il nostro orecchio. Molto spesso le persone mi dicono: ma mi sento parlare, mi fa strano. Bisogna diventare un po' più familiari. Quindi questo è un passaggio importante, collegare l'orecchio con poi la bocca, io dico sempre. E anche se c'è un CD nel libro, in alcuni ci sono. Ascoltare e fermare, ripetere, proprio per migliorare in autonomia anche la pronuncia. Ci sono Ecco, tante un'altra piccole cose da cosa, fare. io so che tu dici sempre che per imparare una lingua si fa prima se ci si diverte. E Sì. quindi che cosa proponi tu di divertente ogni tanto ai tuoi clienti? Ma allora, divertente, io propongo spesso anche di fare delle simulazioni, quindi nel senso se stiamo imparando a presentarci, se stiamo imparando a dire determinate cose, per esempio alzarsi e fare questa, come un piccolo momento di teatro, diciamo così, perché la comunicazione è anche questo, è anche un po' teatro. Poi ad alcune persone, per esempio quelle che hanno più difficoltà a imparare mnemonicamente con la testa certe parole, io per esempio faccio dei giochi come se fossimo con dei bambini,
E quindi magari, non so, per quanto riguarda le indicazioni oppure le preposizioni davanti, dietro, a destra, a sinistra, io gioco e mi metto in posizione dietro la persona e quindi faccio un po' così. E ridendo questa cosa diventa molto più piacevole, non è più, oh, non ah, me la sono dimenticata, ma facciamoci una risata e va bene così. E poi chiaramente con chi è sulla lunghezza d'onda del canto, vi faccio cantare. Non tutti, ma quelli che accettano, Cantano. Bene, cantano. allora adesso visto che ti piace giocare, io pensavo di fare qualche riflessione o comunque tradurre alcune parole, diciamo, nostre della nostra scuola che usiamo ricorrentemente nelle due Sì. lingue. Ad esempio, appunto, siamo partiti dalla parola talento. Sì, allora, beh, il talento in realtà quello che io faccio è quello, è un ottimo esempio perché noi siamo circondati da tante parole inglesi e questa è una specie, una cosa che io dico talvolta di fare la caccia al tesoro e andare a cercare quante parole inglesi già sappiamo. Quindi io dico, per esempio, il talent show, quindi ormai lo sentiamo da tutte le parti, quindi talento in inglese è talent. Mentre in francese talent, che è un pochino più morbido, un po' più francese. E ecco, E però sono scritti molto, sono insomma, scritti nello stesso simili, modo, ma si nello pronunciano stesso modo, diversamente. ecco. Poi abbiamo la frase classica, allenarsi all'imperfezione. Ecco, allenarsi all'imperfezione è, noi sappiamo che c'è il training, l'allenamento, e quindi è training to imperfection in francese, e invece in inglese è s'entraîner à l'imperfection. Poi abbiamo la supervisione. Supervisione, come vediamo tante volte, le parole sono simili all'italiano, se non uguali, cambia la pronuncia e quindi questo ci aiuta a memorizzarle. Per cui c'è supervision in inglese e supervision in francese. Poi abbiamo una parola che già noi coach usiamo spesso, ma la usiamo già in inglese, ai 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 ai, il setting, che Esatto. non saprei Come definire dicevo, esattamente in italiano. In italiano in realtà viene usato setting perché noi siamo un po' anglofoni, anglofili e quindi in italiano è setting uguale. E invece i francesi che amano molto, diciamo, essere se stessi in tutti gli ambiti e quindi cercano tenacemente di mantenere il francese, dicono il setting diventa situation o domaine. Bello, interessante questo. Sì. E invece il colloquio di coaching, come lo definiresti? Allora, siccome è un colloquio, quindi una conversation, diventa una coaching conversation oppure un interview, quindi una intervista. E in francese, infatti, anche in questo caso è entrevue, che è sempre intervista, oppure entretien, entretien, che è la relazione, diciamo, Ed ecco che ritorna la La relazione. relazione, esatto. Allora, adesso noi siamo sul finire della nostra trasmissione e prima di chiudere del tutto, chi volesse conoscerti meglio, approfondire, esprimerti magari le sue esigenze, dove ti può trovare? Allora, mi può trovare su LinkedIn con chiaramente Barbara Meringolo e c'è cioè, il mio profilo, ci sono i miei contatti e quindi possono contattarmi per qualsiasi esigenza e così per chiacchierare insieme. Benissimo, abbiamo iniziato dicendo che questa è la TV che accende il potenziale. Chissà che chi ci ha ascoltato abbia avuto infatti, insomma, delle accensioni. E come lo diresti in inglese e in francese? Allora, accendere il potenziale, noi sappiamo accendere in inglese è turn on. Può essere turn on, quindi turn on your potential. E in francese invece accendere è allumer oppure mettre en marche, e quindi è allume o met en marche ton potentiel. Ecco, en marche mi piace Sì, è mettere in tantissimo moto, perché è esatto, è andare.
È uno dei miei, insomma, delle mie cose che mi spinge, insomma, ad andare avanti e anche a far andare avanti i miei clienti e a mettersi in cammino, insomma. Esatto. E i sentieri, appunto, si creano camminando, noi lo sappiamo bene. E adesso vi lascio con due informazioni. Chi volesse conoscere meglio la scuola di cui vi ho parlato, di Gabriele Baroni, e vi metto un banner se lo riesco a trovare. Aspettate, eccolo qua. Non mi sembra che arrivi. Non so come mai non stanno arrivando. Beh, comunque, insomma, vi invito a andare a curiosare a questo punto sul come vi siete collegati su questo canale. Trovate tutte le informazioni sulla scuola e potrete anche iscriversi al canale YouTube, sempre della Talent Coaching, e così potete rivedere, se volete, questa intervista, come anche le altre passate. E saluto Barbara, ringrazio, ci ha dato un sacco di spunti sulle lingue, quindi io vedo già che molti saranno lì con Reverso a fare delle prove, magari su libri in lingua. E io stessa credo che chiusa la trasmissione farò qualcosa del genere. E ti ringrazio Barbara, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e a questo punto, au revoir. Alla prossima. Grazie a tutti voi che avete partecipato e che avete seguito. Grazie ancora, Maria Grazia, buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci.